Allora, sono passati quasi 3 mesi dall'ultimo Milano Food Porn. Ci sono state le zone arancioni e rosse che mi hanno impedito di fare questo video, ma oggi sono qui per farvi da guida ufficiale in questo tour food porn tutto milanese, cioè tutto milanese, tutto quello che possiamo trovare di food porn a Milano. Questa è una delle serie che vi piace di più sul mio canale e spero che la supportiate con un bel like, anche perché sto cercando, come ho già detto in altri video, di aiutare il mondo della ristorazione in Italia. E qual è il miglior modo se non fare questo tour per farvi conoscere tantissimi ristoranti che magari non avete mai sentito o semplicemente in cui non siete mai stati? Sfruttiamo la zona gialla e andiamo a mangiare qualcosa di buono. Visto che ci sarà tanto da mangiare, ho portato ovviamente il mio coinquilino Emanuele, non che si c'è... tira mai indietro, non si tira mai indietro quando si tratta di mangiare. E dato che siamo a Milano e mi serviva qualcuno che mi aiutasse a scegliere il ristorante, a organizzarmi e tutto quanto, ho portato con me, vedete pure, Two Food Fit Lovers. Sì, l'ho detto giusto? Sì, okay. Allora, Two Food Fit Lovers, che gestiscono, oltre alla loro pagina in cui fanno ricette e varie cose fit e food porn, gestiscono la pagina di Italy Food Porn Milano. Bando alle ciance e andiamo a mangiare. Il primo posto in cui andremo a mangiare è Bottone, ma ve lo faccio vedere subito. Questo qua che faceva cannoli siciliani molto molto buoni. Ho anche conosciuto il proprietario quando sono venuto a mangiare, solo che è chiuso. Ok, prossimo ristorante. Secondo slash primo locale, andiamo invece da Orecchia Porter. Orecchietta Porter, che si trova proprio alla meta di Moscova. Questo posto fa piatti tipici pugliesi, però in una versione un po' moderna. Le orecchiette, per esempio, te le fa da asporto in una scatola di baratto, una tazzina. Una specie di schicetta. E in più fa le classiche di Lecce e in più i pasticciotti leccesi. Io direi qualcosa lo proviamo, giusto per pistacchio. Quindi pistacchio non l'ho provata, le proviamo allora. Ovviamente orchietta ragù e orchietta genovese sono a colazione. Sono 3 cotte per 3 minuti al vapore e dopodiché gli do una passata per altri 40 secondi e poi li metti nel sugo. Okay. Sì, il sugo di scelta da parte del cliente, le orecchiette vengono mantecate. Cacio ricotta? Sì, grazie. Queste le prime che proviamo sono le orecchiette al ragù. Sono super curioso. Buon appetito. Sono buone. Non sono neanche troppo salate. Questa è la classica cosa che ne prendessi 850 senza mai fermare. Proviamo le genovese, va. Questa invece è la genovese, che ha straccetti di manzo. Solo che ci ha messo Grana. È bello, eh. Minchia, iniziamo bene. È il classico pranzo veloce perfetto. Arrivi, ordini, 3 minuti è pronto, mangi mentre cammini anche. Ragù, voto 8. Ora che sono genovese, voto 9. Molto più buona. Io inizierei con quella al limone, ragazzi. Col pasticciotto. Sono sporcato. Primo pasticciotto che proviamo è quella al limone. Vediamo. Ci sta, mi piace. No. Un'altra volta, ma sei proprio scemo, sì. Si è sporcato di nuovo, non sa mangiare lui. C'è la zona gialla sui pantaloni. È buona perché la crema sa di limone, è buona, piace. Forse l'impasto un po'... Potrebbe essere un po' più morbido anche l'impasto. Potrebbe essere un po' più morbido l'impasto, esatto. Proviamo quello al pistacchio, potrebbe essere anche quasi food porn aprirlo. Poteva essere più cremoso. Riproviamo con quella al cioccolato. Capisci lo intendo, no? Ma mi sa che il meglio l'abbiamo già provato all'inizio. Ah, esatto, non sono cremosi dentro. No, questo mi piace il cioccolato. È molto buono il cioccolato. E già era più morbida. E sarebbe stato ancora più tosto. L'ultimo, che è quello con la crema pasticcera, che è quello classico. Guarda, mi so già assomiglia più a quello al limone, eh? Assomiglia di più al limone. Testo. È cattivo lui, mi dà sempre il pezzo più piccolo. Questo è buono. Il limone rimane il più buono. Questo secondo, cioccolato e poi pistacchio. Come prima colazione abbiamo iniziato bene. Andiamo. Ti trasferiamo adesso in via Paolo Sarpi, la famosissima Chinatown, per prendere una cosa che già ho fatto vedere in un video, ma è talmente tanto buona che quasi quasi ve la metto anche qui. Magari qualcuno di voi si è perso quel video, lo recuperiamo. La ravioleria Sarpi. Buongiorno. Allora, 4 pezzi di manzo, 4 maiale e vegetariani. Comunque passando qui per Chinatown hanno dato quanti locali abbiano chiuso quest'anno. Tanti. Leggi i numeri su internet è una cosa, vedere con i propri occhi i locali chiusi è molto triste. Ma tiriamoci su, Raff, che ora ci mangiamo io i ravioli qui. A intuito direi che i tuoi sono vegetariani, sono quelli gialli. Secondo me sono manzo e questo è maiale. Vai. Maiale. Vegetariano. Ti piace? No, però
A me non piacciono le verdure a foglia verde, a foglia larga. Questo, questo è buono. Cipolle. Sì, no, è buono. Perché in realtà è verdure, cipolle, eccetera. No, sì, veramente buono questo. Sì. Ormai questa ravioleria è famosissima in tutta Milano, ma anche da fuori. Mi hanno detto di gente che viene dal sud, viene a Milano e la mangia qui. Vegetariano qua. Devo assaggiare questo. Maiale qua, mangio tipo qua. Non capire perché è famoso in tutto il mondo. Ci troviamo in Piazza Gaulenti per provare Mama Burger. E sotto Piazza Gaulenti si trova Food District, che detto molto in breve è un insieme di posti in cui si mangia. Vediamo se tu sai in quale video ho mangiato da Mama Burger. In un video dove mangi da Mama Burger. No, la settimana solo fast food. Mi ricordo che il bacon egg burger, oltre ad essere molto buono, mi è rimasto impresso per la grandezza ed il prezzo, perché per 9 euro era veramente gigantesco. Quindi, se mi ricordo bene, è molto molto buono. Ma difficile da mangiare. Poco spinto. È molto diluito il formaggio. Esatto. Le patatine sono buone. Vero. Io assaggerei questo bacon egg burger. Hamburger sono sempre hamburger. La cipolla caramellata. Non lo so. No, fra, è buonissimo, sempre. Senti quando arriva la cipolla. Molto buono. Eppure oggi Mama Burger ci ha stupito. E ora ci spostiamo dalla zona Garibaldi, Moscova, per andare a mangiare quello che a tutti gli effetti sarà il pranzo. Ci troviamo nella zona centrale di Milano. Lì in fondo c'è stazione centrale e vi ho portato all'antica pizzeria da Michele, la famosissima pizzeria napoletana che tantissimi anni fa aveva aperto qui a Milano. Soltanto che avendo passato la gestione a qualcun altro, non essendo la stessa gestione di Napoli, c'erano stati dei problemi di qualità. Ora ha ricambiato gestione e tantissimi dei miei amici napoletani mi hanno detto di riprovare a mangiare la pizza qui. Ho una voglia di pizza che sto impazzendo. Questi sono nodini di pizza fritti con stracciatella e pomodoro e lì abbiamo delle frittatine classiche. Siamo già, probabilmente le faremo anche di più. Pizza fritta patrimonio dell'UNESCO, la frittatina. È proprio bella. La frittatina è buona, però questi giorni a Napoli ne ho provate veramente di livelli altissimi. A me la cosa che mi piace un sacco la frittatina di Michele è la panatura. Bella. È più croccante, è, sì. Pasta, è pasta fritta. Praticamente sì, quello è buono. Ovviamente come tradizione della pizzeria di Michele, la pizza è gigantesca. Sia la margherita con doppia mozzarella e anche la marinara. Sentiamo se è buona quanto quella di Napoli. Buona, non come quella di Napoli ovviamente, ci cioè, si sente proprio la differenza. Probabilmente anche del pomodoro. Impasto molto buono. Comunque molto consigliata per quanto riguarda pizza a Milano. Questo era solo il primo giorno. Ti rendi conto di questo? Ci mancano altri due giorni tipo di food porn. Come primo giorno siamo stati in zona Moscova e l'ultimo qui al ristorante da Michele vicino alla stazione centrale. A me questo Milano food porn sembra iniziato nel migliore dei modi. Il primo dei tre giorni è iniziato bene. Sì. Il posto più buono in cui abbiamo mangiato oggi secondo voi, che vi ha stupito di più? Dire orecchiette perché è quello che non conoscevo per niente. Transizione a caso per arrivare direttamente al giorno 2. Giorno numero 2, siamo ancora con i two food fit qualcosa. No, continuiamo il nostro food tour, anzi il nostro food porn alla ricerca del miglior cibo qui a Milano. Il primo ristorante in cui andremo a mangiare oggi è Pavé Milano, Breakfast Revolution. Per la colazione no, dobbiamo iniziare. Oggi con... iniziamo col dolce. Esatto. Ok, ok. Ecco. Sì. Allora, il primo è il cornetto alla crema. Sono curioso di vedere l'apertura, vieni. È una roccia fra, non è che fria. Guarda che bello. Guarda che bello. Non ho mangiato tanti cornetti a Milano. Questo si probabilmente dice brioche. Questo invece è con la confettura di mela sopra. Mi ispira tantissimo. La mela cotta quanto è buona. È buono, beh. Ma questo è almeno 10 volte più buono. Niente se è buono. Questa qui è la meringhina al limone, credo. Ah, guarda quanto è soffice. Guarda qua, con la crema al limone dentro, è veramente buona, ma un limone fortissimo. Quello questo è più buono del cornetto. Sì, è il cornetto che non mi è piaciuto allora. Ma come? Allora, questa qua invece è la rossa. Confettura di frutta dentro, che bella. Confettura di lampone all'interno, io mi accingo esattamente quello che ti aspetti. Veramente buona perché mi piace. La confettura al lampone a me, ma no, quello con mela e cannella non si supera mai. Mi ha fatto una colazione bella ricca, eh. E come seconda colazione, perché ovviamente tu fai la prima colazione, poi fai la seconda, ci troviamo in uno dei posti che mi avete consigliato più su Instagram per quanto riguarda il mangiare la piadina. Mi hai detto, la devi provare, soprattutto la piada burger, una super piadina food porn. E siamo alla piadineria Pascoli. Siamo esattamente di fianco alla piazza Loreto, qui a Milano. Dove abbiamo quindi hamburger di Angus, bacon, cheddar e salsa burger. Questa invece è la piadina numero 91.
Dove abbiamo sempre hamburger di Angus, ma con formaggio brie, uovo sodo, crema al tartufo e rucola. Io assaggerei prima la piada burger 89. Cosa si chiede per dire a popcorn, raga? Questa è la nuova ricetta di casa Foissa. Questa entra uovo sodo, rucola, hamburger e salsa al tartufo. Mamma, ma che pugnale al tartufo. Buonissima questa col tartufo, ma quella col cheddar e il bacon, sì, è la fine del mondo. Finalmente una piadina buona a Milano. Sono rimasto molto soddisfatto e ovviamente se dovete prenderla vi consiglio il Piada Burger, la numero 89 se non sbaglio. Ora stiamo andando a fare la terza colazione o il primo pranzo, non ho ancora ben capito. Carne è il primo pranzo, ok, primo pranzo. Ci troviamo alla macelleria Il Mannarino. Salve. Ciao ragazzi. Uno dei motivi che ho scelto questo ristorante, Il Mannarino, è perché molte carni, per esempio la fiorentina, il contofiletto, il filetto, la carne che abbiamo preso noi la costata, sono tutte grass fed, significa che le carni sono tutte allevate al pascolo, quindi brucano all'aperto e non sono dentro delle fabbriche al chiuso o dentro degli allevamenti al chiuso. Questa cosa non solo per scelta etica, ma anche per qualità del grasso della carne, è molto più buona. Sono arrivati un pochino di antipasti, le varie bombette che hanno qui dal Mannarino. Te che sei abruzzese, come sono i rosticini? Buoni, quasi come quelli che fanno a Basto. Questi sono un po' meno salati. Qua. Menchia. Anzi, scusa, figa. È arrivato il controfiletto di bovino, cottura perfetta. E in più è arrivato il manzo lombardo, proprio tipico qui a Milano. Devo dire che è buonissima, ma il controfiletto è veramente troppo magro. Ecco perché abbiamo preso la costata, per recuperare il grasso, giustamente. Poi è buono. Dopodiché che fai, non passi al manzo lombardo? Io prendo la parte col grasso, proprio la ciccia. Minchia, un confettino. Questo si scioglie in bocca. È un altro livello di carne, il grasso aiuta tanto. Siamo solo a metà food porn di oggi. Mi era malissimo. Questa carne mi ha riempito tantissimo. Devo dire che non è la carne migliore che ho provato a Milano. Se devo metterli su una bilancia, le bombette erano troppo più buone. Particolari. Quella con l'anduglia, la mortadella, bella, e il bacon. C'è stato un cambio di programma, perché sentite cosa mi hanno detto, vai, prego. Esatto, mi è piaciuta l'ultima volta, mi scusi, la carbonara. Perché ho fatto via la carbonara e da mi scusi c'era la panna, non mi ricordo qual era. Scusi, ma c'è di meglio. Allora oggi proviamo i pistacchi. Ok, proviamo. Prossimo ristorante, mi scusi. Prendiamo indicatori, tonno e pistacchi, i fusilli di sinora, passare le nocciole e pistacchi. Questo ristorante di mi scusi non aveva ancora i posti a sedere, quindi c'era solo l'asporto. Apri domani, tra parentesi. Siamo capitati nel giorno sbagliato. Allora, vediamo se è instagrammabile anche da asporto. Allora, diciamo che proviamo a riempirla un po' di più. Wow. La cacio e pepe con la granella di pistacchi. Sì. Vabbè, bella dai. Quella. Questa è proprio la pistacchiosa. Mangiamo insieme. Cacio e pepe con granella di pistacchio abbondante sopra. Tre regole universali: fritto, la Nutella e il pistacchio sopra. È tutto più buono. C'è da dire che qui i pistacchi si sentono, ma secondo non me quasi sento. Veramente particolare il sapore, mi piace un sacco. Io assaggerei la pistacchiosa. Madonna, zio. È buona. A me piace un sacco il tonno, ma veramente un botto. Pistacchio. Ma quella cazzo che c'è proprio è proprio buona. Questa ti do un 8,5, quella ti do un 9,5. Qui abbiamo raggiunto un livello di food porn assurdo. Penso di aver capito il motivo per cui ci hanno dato del pane. Secondo me è questo il motivo. Senza ritegno. Questo è il nostro sport preferito. Non so quanto cazzo è buona sta roba. Scarpetta patrimonio nazionale dell'UNESCO. E come ogni food porn che si rispetti sul mio canale, non potevo non portarvi una delle mie gelaterie preferite a Milano. Ci troviamo alla gelateria della musica. E siamo in zona Navigli stavolta. Chiacchiere, pistacchio e pane, burro e marmellata. Pane, burro e marmellata. Grazie. Inizio subito col pistacchio. Pure io sto. Guarda, proviamo. Il pistacchio mi piace a me. Salato, tostato, buonissimo. Questo invece era pane, burro e marmellata. Cazzo, ah, proprio di pane, burro e marmellata. Cazzo, proprio di pane, burro e marmellata. Quest'altro invece qual era? E chiacchiere. Chiacchiere, più buono di tutto. Penso di aver appena trovato il tuo gusto preferito. Il mio gusto preferito. No. Secondo me è chiacchiere. Prendi questo qua. Oh. Come fa? È la meno gelateria preferita a Milano. Allora, cosa importantissima che ci tengo a specificare. Per quanto riguarda la cotoletta alla milanese, un piatto tipico milanese che bisogna mettere nel Milano Food Porn, come ho detto nello scorso video, ci ho fatto un video dedicato con le tre cotolette alla milanese migliori qui a Milano: al Matarello, Osteria Brunello e da Trussardi alla Scala. Queste sono le migliori cotolette secondo me a Milano, ma metterle in questo video era un po' inutile. Per quanto riguarda il risotto alla milanese, il risotto allo zafferano, non riesco a trovarlo buono qui a Milano. L'ho provato già due volte e per due volte posso dirvi che è meglio quello che cucino io a casa.
non sono ancora riuscito a trovarlo buono. Se avete dei consigli, scrivetemelo qua sotto nei commenti dove mangiarlo, scrivetemelo su Instagram. Ma proseguiamo che non abbiamo ancora finito. Ci vediamo quindi domani sera per andare direttamente al ristorante. Va bene. Il ristorante dove andremo a mangiare adesso è forse uno dei sushi più buoni che proverete in vita vostra, o almeno tra quelli che ho provato io. È veramente di una qualità sconvolgente, sia a livello proprio della qualità stessa degli ingredienti, ma della varietà delle ricette che ci sono all'interno. Stiamo parlando di Yokohama, in zona Duomo, proprio dietro al Duomo, dove la proprietaria è una mia amica. E niente, ci tenevo a metterla in questo video, soprattutto perché è veramente troppo buono. Emanuele, oggi qualità, ma tu non c'hai idea, eh? Apri, apri. Col privé. Buonasera, buonasera. Però sì, puoi portarci tutto quello che secondo te è più buono. Allora ti devo portare tutto il menù. Bacchette pronte. Va bene. Io inizio allora, ragazzi. Vai. Preparatevi. Facciamo una selezione di 14 piatti che condividerete tutti quanti. Okay? D'accordo, perfetto. Io e mio marito siamo due chef tecnologhi. Noi creiamo una cucina particolare, innovativa, che crea dei connubi e dei contrasti tra Oriente e Occidente. Abbiamo un carpaccio di branzino e viene servita con una crema al tartufo mielata, pistacchio, uova di lompo e scaglie di tartufo fresco. Qui invece abbiamo delle tagliatelle di calamaro crudo servito con tuorlo d'uovo di quaglia, servito su una riduzione di soia, zenzero fresco e tartufo. Iniziamo benissimo, dai. Grill sul sordo una fugata. Andiamo di Sicilia stasera. Qui abbiamo un carpaccio di capasanta koi, viene servito con wasabi fresco, cioccolato fondente, sfere di yuzu e lime, mango fresco e arachidi. Il tutto viene finito con questo tè thailandese blu, ma il tocco magico viene dato dal contrasto del lime. Aspetta, blu per... Ma che figata! È magia! È la cosa più bella che abbiamo visto. I budakan al salmone, e sono dei filetti di salmone in crosta con pan grattato giapponese serviti con una guacamole al lime e pistacchio. Allora, le tagliatelle di seppia col tartufo sono la fine del mondo. Allora, questa qua non mi ricordo cos'era. Cos'era? Ok, facciamo quello di lì. Tutto molto scomodo. Continuiamo con una ricciola scottata che viene servita con riccio di mare, jalapeno, uova di lombo, servita su una riduzione di passion fruit affumicata a freddo con legno di faggio. Sentilo! Fantastico! Ma è fantastico! Non finiamo mai. Prego, qui abbiamo i nami. Sono dei ravioli di cristallo orientale alla piastra, ripieno di gamberoni, con sopra la tartare di gambero rosso e spuma d'ariella. No, no. Ti avevo detto! Io dentro si scioglie in bocca, fuori è tutto croccante. Esatto! Questo è assurdo il più buono. Questi sono dei fiorellini, ti toccano. Non piano nessuno. Vai. Dai! Buono. Quindi il piatto ho pulito io, c'è bisogno di mettere la pistacchio. Non so che mi sono pistacchio. Me l'avevo detto, era tutto buono qua dentro. Sushi e tartufo. Eh sì, è una combo molto buona. Qui abbiamo delle capesante gratinate, scottate leggermente, servite con sake, pasta kadaifi grattata di scorza di lime, servita su una riduzione di lampone fior di latte. Oh, io mi auguro che dopo questo video questo qua te lo riempio tutti i giorni. Ah, aspetta, abbiamo fatto il bindisi. No, infatti. Ragazzi, arriviamo a Food Porn parte 2 e a 50.000 like facciamo parte 3. Solo 50.000, che ci fai 50.000? 70. Proviamo questo. Dillo. Cosa? Buona. Che abbia mai mangiato. Oh mio Dio. Mi distorce. Poi io rido piano. Dai. Ma per favore. Ragazzi, mi distorce questa scena. Non mi piace. Questi sono roll gol 24 carati con salmone, spinacino novello e crema di tartufo. Special con polvere d'oro 24 carati. E qui abbiamo il kamikaze roll con dentro il salmone, rivestito di carpaccio di avocado, tartar gambero rosso di Sicilia e tobiko tobiko. Qui abbiamo il taco umame, e poi la piastra con crema di edamame, zucchine bollite e asparagi al vapore. Ancora? No, non c'è più spazio. Ultimo, queste sono la carbonara di mare. Ragazzi, questa è carbonara di mare ed è un tagliolino nero di seppia, viene cotto nel tè verde, saltato con guanciale, finito con tuorlo d'uovo e bottarga giapponese, che è lettone essiccato tagliato finissimo, che con l'opore della pasta si retrata e lo fa muovere. Amalgamiamo la carbonara in modo che il tuorlo si rompa. E... questa è la carbonara di mare. Voto 11. Io proverei questi ora. Voi? Non assaggiate questo piatto. Quanto vi ispira questo da 1 a 1 milione? Guarda quello. Voglio questo. Voglio
trascendo qua. Ed ecco i kamikaze, ragazzi. Questo è mio, vabbè, ve lo regalo. La cosa più buona che ho mangiato oggi. E mo con sta bella spolverata di oro e tartufo 24 gradi. Scala tutta la classifica e arriva in top 1. Quindi se volete venire a Milano e mangiare un buon sushi, venite da Yokohama. Fate la degustazione e non ve ne pentirete. Sante! Indovina che momento è? Che momento è? Dolce! Puoi portarci tutti i dolci che vuoi. Siamo affamati di dolci. Qui abbiamo il tiramisù del tè verde in marcia. Questo lo passion fruit e lime. Wow! Tiramisù. Mousse nocciola con cioccolato fondente all'interno. No. Facciamo così, va. Buono? Mmm. Wow. Ci somiglia troppo a qualcosa. Ma è buonissimo. Abbiamo iniziato bene. Che stai aspettando tutti la mia risposta? Sì. Più buono quello. È vero, gli piace quello se sta ancora, raga. No, fantastico. Tirami su. La lascio le perde. Lasciamo a me questo che non è buono. Ok, tiramisù ha vinto. Sono stati o no i giorni più belli che avete passato a Milano quest'anno? Diciamo che sono stati intensità di cibo e culinariamente parlando. Sì, diciamo di sì. Quando ci sono io di mezzo si mangia bene. Ragazzi, io vi ringrazio, vi ricordo che loro sono i Two Food Fit Lovers. E vai. Sono troppo forte. Io vi lascio qua sotto in descrizione. Vi ringrazio per aver trovato alcuni ristoranti al posto mio, di aver organizzato insieme a me questo tour. Grazie a te, Giova. Grazie a te, Giova. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questo Milano Food Porn parte 2 che ho voluto fare in questo periodo. Volevo aspettare che tutta la situazione si tranquillizzasse, zona gialla, ok, quello che volete, ma ho voluto anticiparlo anche per aiutare un pochino il mondo dei ristoranti qui a Milano. Ve l'ho già spiegato in altri video, vi assicuro che in Italia soprattutto è stato molto difficile. Noi campiamo sulla ristorazione e spero che continueremo così anche in futuro. Preparatevi, arriveranno tanti altri video. Detto questo, vi ricordo che a 70.000 like arriva la parte 3 del Milano Food Porn. 90, 70, 100. Intanto lo porto lo stesso, quindi lasciate quello che volete. Se vi piace il video, commentate con i prossimi posti in cui dobbiamo andare a visitare. E ci vediamo nella prossima città in cui faremo un food porn. Io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo nel prossimo video. Food porn. Food porn.